Chiederei per il punto 3 e 4 due diverse votazioni, ma sono contestuali, dunque siccome la prima è l'approvazione e variazione al bilancio di previsione 2011 e dal piano delle opere pubbliche 2011 e la seconda è la modifica della delibera di consiglio comunale numero 5 del 19 luglio per quella delle approvazioni del piano delle eliminazioni, siccome sono contestuali facciamo un'unica illustrazione e dopodiché voteremo comunque separatamente, faremo due votazioni diverse. Può andare da... Prego. Allora, per quanto riguarda le variazioni del bilancio, si tratta sostanzialmente di variazioni contabili. L'unica variazione relativa alle spese correnti riguarda un contributo assegnato, comunicandoci dal comune di Capodiponte, di 9.089 euro per il finanziamento di un progetto di valorizzazione e promozione della cultura e del turismo sul territorio comunale. Quindi, a conto di un introito maggiore di 9.089, bisogna prevedere l'utilizzo di questi soldi, che poi verrà approvato un progetto della Giunta Municipale per l'utilizzo. Per il resto, si tratta di variazioni relative alla soppressione dell'entrata prevista di 200.000 euro per alienazione di aree, e quindi alcuni lavori previsti nel piano delle opere pubbliche devono essere diversamente finanziati, rivisti. Di conseguenza ci sono quattro variazioni in meno per quanto riguarda il finanziamento di parcheggio Ossimo Superiore, meno 75.000 euro, erano naturalmente opere finanziate in parte con alienazione di aree, meno 100.000 euro per il finanziamento del centro storico di Ossimo Superiore, meno 20.000 euro per il finanziamento del completamento degli impianti sportivi e meno 5.000 euro per donare accordi, frazionamenti, eccetera. La somma di tutto fa 200.000 euro. La situazione vale dell'inferno, 160.000 euro, finanziati per 133.270 da contributo regionale concesso, e la differenza di 26.730 si è applicato l'avanzo di amministrazione derivante da questo conto consultivo appena approvato. Il completamento degli impianti sportivi era previsto 20.000 euro finanziati con alienazione di aree, adesso sono diventati 22.000 euro e sono finanziati con l'avanzo vincolato derivante da questo contributivo. L'asfaltatura strade, erano previsti 20.000 euro a bilancio, rimangono sempre 20.000 euro, però anziché finanziati con gli oneri di urbanizzazione vengono finanziati con 15.000 euro di contributo B che dovrebbe concederci. Inoltre sono stati messi a bilancio 4.606 euro derivanti da proventi dal consorzio forestale per la gestione del patrimonio silvopastorale comunale, che vengono destinati alla manutenzione delle nostre strade rurali tramite l'impiego di un operaio del consorzio. Non è stato possibile apportare altre variazioni per nuove maggiori spese perché non vi sono al momento maggiori entrate. Anzi, a tutt'oggi non è ancora possibile conoscere i trasferimenti erariali 2011 perché il Ministero delle Finanze non ce li ha ancora resi noti. A conclusione, il revisore dei conti, dottoressa Antonelli, ha rilasciato il previsto parere favorevole alle suddette variazioni da portare al bilancio 2011. Grazie. Vi sono interventi, chiarimenti, delucidazioni? Io posso dire prendiamo atto di questa variazione lineare per l'entrata che la diciamo comunicata nel Consiglio Comunale. Ovviamente io già per il Consiglio avevo espresso alcune considerazioni sull'obiettivo che dava questa variazione lineare, ovviamente molto critico perché non c'è niente. Due cose da dire è che ho avviato che l'amministrazione non tralasci l'obiettivo che è quello di valorizzare comunque la piazza di Lugo, perché se ci sono strumenti migliori per valorizzare da noi per farlo, ovviamente. Se non vi sono ulteriori interventi. Della variazione al programma opere pubbliche.
seguito alla restrizione di bilancio. Ha portato sulla voce il parcheggio pubblico via di Sanremo e il sistema terrestrale centro storico superiore, quando è previsto un intero finanziamento costruttivo per il parcheggio di San e presso di che si perde. Se non prestare, appare una, di fatto lui ha detto una forte previsione che su questo luogo non vi saranno completamente interventi. Volevo chiamare soprattutto con riguardo il parcheggio pubblico Vino di Santi, che il Comune ha beneficiato di un contributo di 121 euro, se ricordo bene, per le spese di progettazione, quasi il 90% già liquidato, comunque il 10% che verrà inviato subordinatamente all'invio del verbale inizio lavori per il parcheggio pubblico inviato con i Sami. Questo per dire che se non si farà quell'adempimento, probabilmente i 12.000 euro circa per le opere che può darci a saldo per contributo non verranno erogati, e quindi questo avrà sicuramente qualche contributo sulla gestione finanziaria della, del corrente anno. Avendo successivamente $200,000 in un mese.
della previsione di entrata sulla ipotesi di sviluppo e di utilizzo del parco di Cerreto, che già si vedono in queste variazioni, e gli oneri che potranno essere, sarebbe la giornata necessaria che non si riusciranno a realizzare con nuovi interventi, però il bilancio è previsto l'entrata ed era un'entrata supportata dalla facoltà, anzi, a questo punto è morto, comune avendo realizzato le opere, di recuperare per quota parte la somma corrispondente per quanto riguarda gli utilizzati del direttore. Riguarda la valorizzazione del Cerreto, sicuramente come abbiamo avuto anche modo di parlare, magari abbiamo modo anche per di confrontarci in qualche commissione eventualmente su alcune proposte. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, mi sembra che l'amministrazione precedente abbia tentato di richiederli, ma pur essendoci delle notifiche, mi diceva il segretario. Abbiamo notificato. In base a un articolo di convenzione c'era. Se mi lascia finire. No, cioè, ho tentato di. C'è una modifica, la messa in mora è successiva al fatto che tutti abbiano fatto le opere e c'è l'obbligo dell'autorità di assunto per convenzione di rispondere. Posso finire? Non abbiamo chiesto mai. Posso finire? Sì, come tu dica, le cose giuste, se non abbiamo cercato di rispondere. Posso finire? Perché la notifica di vita da pagare è successiva all'aver fatto le opere e contabilizzate i bilanci. Ok, la procedura è stata iniziata e sicuramente metteremo conto del possibile e andremo avanti in questa cosa. Vi sono altri interventi? Allora, pongo in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno. Approvazione di variazioni al bilancio di previsione 2011 dal piano delle opere pubbliche 2011, favorevoli, astenuti, contrari, immediata esecutività della delibera, favorevoli, astenuti, contrari. Poniamo in votazione anche il numero 4, modifica alla delibera di Consiglio Comunale numero 5, praticamente il piano delle valorizzazioni immobiliari, favorevoli, astenuti, contrari, immediata esecutività, favorevoli, contrari, astenuti.